Il feretro di Margaret Thatcher ricoperto dalla Union Jack. Londra si è fermata per il funerale dell'ex Lady di Ferro e migliaia di persone hanno assistito al corteo funebre partito da Westminster e passato davanti a Downing Street, di cui Margaret Thatcher è stata inquilina dal 1979 al 1990. A St. Clement la salma è passata su un fusto di cannone trainato da cavalli che ha percorso lo Strand fino a raggiungere la cattedrale di St. Paul. Il feretro era accompagnato da circa 700 militari, una cerimonia imponente e solenne che ha paralizzato il centro della capitale britannica, protetto da un imponente apparato di sicurezza.